Amici, buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Venerdì mattina, finalmente. Sono le 8:30, ho appena portato alla scuola. Adesso vado a fare colazione, perché stamattina non ho bevuto neanche il caffè. Sono giusto preparata e sono uscita. Oggi lavoro a casa. Questo weekend sarà... Aspettate che mi faccio il caffè intanto. Anzi, il cappuccio. Anzi, il caramel macchiato. Vi appoggio qua. Così. Dicevo, questo weekend super impegnativo. Lo scorso weekend ho detto, boh, mi ha fatto un sacco di cose, il prossimo ci riposiamo un po', e invece non ci riposiamo neanche questo weekend. Allora, sabato Daniele andrà a Gardaland e credo che sarà uno degli ultimi sabati liberi, perché poi si inizia secco con lo studio. E quindi lui non c'è, tornerà poi la sera. Sabato sera Claudio suona a Gagliate, hanno una serata in un locale, non mi ricordo più come si chiama, Wanted forse, no, vabbè, comunque a Gagliate. E domenica invece c'è il Vercelli Comics e vogliamo andarci assolutamente, anche perché abbiamo i biglietti. Daniele andrà con i suoi amici, mentre io, Claudio e Ale andiamo in separata sede, cioè lo accompagniamo fino lì, poi lui si sgancia con i suoi amici e noi andiamo per la nostra strada. E quindi anche domenica siamo impegnati e poi basta, inizia una nuova settimana super impegnativa, perché c'è un cambiamento per me in ufficio e quindi sarà tosta, però insomma la prendo come una bella sfida, ecco. E basta, vado a farmi il caramel macchiato e noi ci vediamo dopo. Mentre aspetto, come al solito, che si raffreddi, perché è una palla di fuoco, chiacchieriamo un pochino. Sono venuta qui in sala cinema perché è presto, ancora 20 minuti prima di iniziare a lavorare, così mi guardo anche qualche notizia, perché non so più cosa succede nel mondo e quindi colgo questa occasione che sono da sola per guardare un pezzo di telegiornale o qualche notizia. Fuori il tempo in questi giorni fa veramente pena, e è proprio iniziato l'autunno, ecco. Non fa freddo, però c'è quell'umidità, poi al mattino un po' piove, non mi piace. Poi tra un po' cambierà anche l'orario, che odio tra l'altro, perché l'orario mio preferito è questo di adesso, perché c'è luce fino a un po' più tardi, è proprio più bello. Invece quando inizia l'orario nuovo si entra proprio nell'inverno, alle 4 è già buio e io una roba proprio che detesto, però avevano detto che lo toglievano questo orario, ma a quanto pare tutti gli anni lo dicono ma poi alla fine non lo fanno. Comunque, non ho ancora prenotato la parrucchiera, però credo che oggi lo farò, perché sennò non la chiamo più. Devo andare assolutamente, perché davvero non mi vedo. Lunedì iniziamo la trafila apparecchio per Daniele, quindi andremo dal dentista al pomeriggio a prendere le impronte, e poi secondo me tra una cosa e l'altra se ne parla a gennaio di metterlo, perché tra che prendono le impronte, tra che forse ha un dente da sistemare e altre cose, secondo me si andrà sull'anno nuovo, perché poi ci sono anche le vacanze di mezzo, insomma le solite robe, quindi sarà così. Però abbiamo un po' di cosine in programma, c'è sempre il cambio dei due portoncini d'ingresso, che alla fine non so se faremo quest'anno, magari lo faremo inizio dell'anno prossimo, vediamo un po'. Ci siamo fatti un po' di idee su come li vogliamo. Ci hanno detto che non possiamo farle a tutta altezza, perché un portoncino d'entrata in casa in vetro a tutta altezza, qui i soffitti sono 2,90 m credo, più o meno. Sono troppo alte come porte, quindi dovremmo fare un pezzo sopra aperto o chiuso, insomma come ci piace. Noi vorremmo farla tutta in vetro. Vediamo un attimino. Questa qui piccolina sarà una porta sola, mentre il portone grande verso il giardino sarà probabilmente o a due porte, una fissa ma apribile e l'altra quella per entrare, oppure la porta in mezzo per entrare e due vetri laterali. Adesso vediamo un attimo come meglio fare. Dobbiamo andare a farci fare un progetto, vedere un attimino anche come
come disegno, insomma, farci proprio l'idea di come verrà, il lavoro finito per capire come vogliamo poi farlo. Comunque, è ancora lunga, quindi ve ne parlerò poi meglio più avanti quando inizieremo, proprio a andare a vedere le cose e inizieremo poi i lavori. Adesso mi bevo il mio caramel, guardo due notizie e poi vado a lavorare. Noi ci aggiorniamo in pausa pranzo. E ieri ho fatto un'altra ricetta di HelloFresh che vi ho fatto vedere e devo dire che anche questa mi è piaciuta molto. Era una ricetta dei bocconcini di maiale al lime, veramente buonissimi, con sotto una base di finocchi e carote panati nel panko, che è una panatura giapponese molto più leggera del pan grattato, fatte al forno, quindi sono venute tutte croccanti le verdure con sopra questo pollo al lime, buonissimo veramente, e ci ho messo pochissimo. Devo dire che sto HelloFresh non mi dispiace per niente, e tra l'altro con gli sconti che ci sono, e anche il prezzo non è niente male, quindi credo che valuterò se comprarlo ogni tanto perché c'è sempre qualcosa di pronto da poter tirare fuori e fare al volo, e che l'idea mi piace molto. Allora, colazione finita, vado a mettere la tazza a lavare. Tra l'altro qui c'è un disastro, ieri non ho fatto praticamente niente perché era tardi, abbiamo cenato tardi, la lavastoviglie non aveva ancora finito di lavare, quindi non potevo togliere la roba da dentro per mettere la roba sporca. Quindi ieri sera ho detto, sai cosa c'è? Lascio tutto qui e basta. Siamo andati a vedere One Piece perché alla fine lo stiamo guardando comunque. E poi sono andata a dormire. Quindi stamattina ho tutte queste cosine da fare che farò in pausa pranzo, ovviamente. Qui ho anche i libri di Ale che ci hanno dato oggi, cioè ieri in realtà, da copertinare. Adesso due glieli ho lasciati nello zaino stamattina perché aveva matematica e storia e questi qui intanto li copertino. Tra l'altro le ultime copertine che ho preso non mi piacciono per niente perché non hanno la doppia letta, quindi praticamente c'è lo scotch su questo lato e sull'altro, ma da questa parte e da questa rimane soltanto la copertina a filo libro. E quindi si rompe, si spacca, si piega, si accartoccia, non mi piace. Preferisco quelle che vanno anche all'interno, quindi dovrò studiare una cosa diversa oppure portarle dal libraccio a farle copertinare da loro. Vediamo un attimo. Intanto sono arrivati anche i libri di Daniele, finalmente. E sono contenta perché almeno inizia la scuola con tutti i libri. Io mi ricordo ai miei tempi che apro un attimo le finestre, che inizia a fare un po' caldo qua dentro. Dicevo, mi ricordo che ai miei tempi i libri arrivavano anche tipo boh, un mese dopo la scuola. Invece adesso, bene o male, dopo una settimana sono arrivati tutti, per fortuna. Sto guardando che ho anche dei pavimenti che fanno pena, quindi dovrò anche andare a dare una lavata poi ai pavimenti. Non credo di riuscire a fare tutto in pausa pranzo, comunque ho un'ora e devo andare a recuperare anche i ragazzi, quindi magari lo farò poi stasera. Tra l'altro è iniziata anche la stagione delle cimici, ci sono cimici ovunque e io le cimici le odio, cioè roba proprio che mi danno ansia, e se c'è una cimice chiudo la stanza e vado da un'altra parte. No, non è vero, ultimamente sono diventata bravissima, perché cosa faccio? Prendo un foglio di cartoncino, ne ho sempre uno pronto in corridoio per questa evenienza, e faccio salire sopra la cimice e poi la butto fuori perché, cioè, ucciderle e neanche parlarne per me è una roba che mi la pelle d'oca solo pensarci. Quindi le accompagno fuori e poi chiudo e ho le zanzariere ovviamente chiuse tutto l'anno perché sono veramente un incubo per me queste cimici, quindi devono stare assolutamente fuori. Il problema di stendere la roba non ce l'ho perché metto tutto in asciugatrice, per fortuna, perché sennò sarebbe un incubo. Infatti nella casa vecchia, quando non avevo l'asciugatrice e stendevo fuori, ogni volta era un grido continuo. Infatti, penso che i miei vicini vecchi pensassero che fossi matta, perché ogni volta che andavo a ritirare i panni stesi era un continuo. E quindi, chissà che idee avevano di me. E comunque, quel pezzo lì finalmente non lo devo più fare. Pericolo delle cimici sulla roba stesa è andato. E quindi, niente, queste sono le cosine che dovrò fare oggi.
farò un pezzettino in pausa pranzo e poi il resto stasera, se non tutto stasera, perché davvero credo che stamattina tra preparare il pranzo e andare a prendere i ragazzi non riesco a fare niente. Prima di iniziare a lavorare vado a mettere su anche il ragù, perché poi so già che non riuscirò più a farlo, quindi lo faccio adesso, così lo metto a cuocere e poi per pranzo almeno ce l'ho pronto. Adesso soffrigo la cipolla, metto la carne, un po' di concentrato di pomodoro, la passata e via. Mi è appena arrivata la spesa, finalmente. Vi faccio vedere velocemente cosa ho preso, tanto sapete che più o meno io prendo sempre le stesse cosine. Allora, ho preso degli snack per me, per l'ufficio. Questi qui del Carrefour sono veramente buonissimi, li sto prendendo praticamente a tutte le spese. Poi un po' di merendine e Kinder per la scuola e anche per l'ufficio, perché me li porto anch'io. Le mini fette, qui ho preso le fette biscottate, queste qui sono molto buone, visto che ho la marmellata di arance amare al mattino, ci stanno perfettamente. Qui dietro c'è il pane bianco, quello senza bordo, per i panini di Ale. Qui c'è un po' di carne, ho preso la trita, ho preso delle bistecche di coppa e qui sotto le bistecchine già pronte per Daniele. Qui ho preso le tortillas, queste qui di solito le facciamo con gli hamburger tipo wrap. Poi ho preso le piadelle con prosciutto, mozzarella oppure con la Nutella, sono buonissime. Frutta e verdura, ho preso delle coste, ho preso il cavolfiore, qui ho preso dei mirtilli e lamponi, vediamo se riesco domani a farmi un porridge prima che finiscano come al solito. Basilico, qui ho preso del radicchio da fare al forno. Le coste, forse ve l'ho già detto. Poi ho preso le mousse di mela, queste qui le mangiale a pranzo. Ho preso le banane, ho preso la zucca. Qui ho il latte, io prendo sempre quello intero, sempre mezzo litro, così non ne avanza troppo e non rimane troppo aperto. Ho ricomprato il doccia shampoo, questo qui che avevo preso per andare a Marsalam, che mi hanno poi trattenuto in aeroporto. Molto buono, gli agrumi. Lo yogurt,
Questo qui piace molto ad Ale e a Claudio. Poi ho preso del formaggio, lo stracchino, la Philadelphia, la scamorza, grana padano. Poi ho preso il burro, che non ce l'ho mai, ne ho presi due da 125 perché costavano di meno rispetto al panetto da 250. Ho preso anche salame Milano, il prosciutto cotto, ho preso i teneroni per Alessandro, questi se li porta a pranzo quando va dopo scuola, un po' di bibite, ho preso il tè, ho preso dei succhi, questi qui alla pera sono veramente buoni, la Schweppes, qui altri succhini, questi qui sono per la scuola però, e poi ho preso anche della Coca-Cola, ma l'ho già posata. Qui c'è la passata, questa qui è la mia preferita di Santa Rosa, lo sapete, la prendo sempre. Un po' di patatine e cosine da mangiucchiare o a scuola o a casa quando guardiamo un film. Le chipster, queste qui che sono tra le nostre preferite insieme alle rustiche, che tra l'altro mi sono dimenticata di prendere. Vabbè. I popcorn. Avevo preso anche i gelati, ma non li vedo. Poi ho preso la carta igienica, i tovaglioli e ho preso dei gamberi che ho già messo in freezer perché erano surgelati. Questa qui è la mia spesa per tutta la settimana, più o meno. Adesso vado a ritirare tutto e poi torno da voi. Allora, ho messo a posto la spesa e ho fatto anche una sorta di aperitivo. Aspettate che butto la carta. Con le chipster e un po' di vino. Oggi mi andava così. Ho qui tutte le buste da buttare, che poi mi chiedo, ma serve davvero usare tutte queste buste per la spesa? A volte mi portano delle cose nelle buste che sono tipo due confezioni in una busta, in cui ci starebbero ancora 20 confezioni. Perché tutto sto spreco per la spesa che ti arriva a casa? Ma sapete che non lo comprendo? Cioè, potrebbero tranquillamente arrivare coi cesti di plastica fino a su, tolgo la roba e la poso direttamente, magari ci mettono quei 10 minuti in più, però non ci sarebbe tutto sto spreco di sacchetti che adesso vado a buttare via, perché tra l'altro sono anche rotti perché li chiudono col nodo, quindi non posso neanche riutilizzarli. Mi girano un po' le scatole. Comunque, stasera volevo fare l'ultima ricetta. Ciao Ale, scusa un secondo. Volevo fare l'ultima ricetta di HelloFresh, che è questa qui. Però alla fine non lo so, cosa dici? Cotolette croccanti di maiale, patate arrosto. C'è una bella insalatina di finocchio e mela con il ravanello. Ma non c'ho voglia. Sai cosa farei, Ale? Dimmi se ti va. Ho preso delle bistecche di coppa che sono nel frigo, le faccio alla griglia. Cosa ne pensi? Le fai vedere. Bistecche di coppa? Adesso te le faccio vedere. Magari facciamo quelle. Invece Claudio vuole un'insalata. E per noi, se va bene per tutti, facciamo bistecchine di coppa e magari cosa mangiamo di contorno? Pomodorini? Insalata? Cos'è sta tosse? Cos'è sta gola che rantola? Cosa capita? Non è dato sapere. Niente. Va bene, vado a vedere che cosa preparare, noi poi ci aggiorniamo dopo. O magari vi faccio vedere cosa preparo. Se faccio due bistecche alla griglia non ve le condivido, perché tanto cosa vi devo condividere le bistecche alla griglia? Adesso vedo cosa fare. Occhio che butti giù tutto. Ci vediamo tra un attimo. Allora, alla fine ho deciso di fare l'insalata, l'ho fatta diversa per me e per Claudio perché a lui non piacciono i ceci eccetera, quindi lui ha messo lo spinacino, le olive nere, i funghetti e qualche pomodorino. Io ho qualche pomodorino in più, sempre olive nere, funghetti, i ceci, un po' di spinacino e ho messo anche un po' di radicchio. Io lo andrò a condire con un po' di olio, sale e del lime e Claudio invece olio e sale e basta, senza niente. Lì ho preparato la piastra, vado a fare delle bistecche di coppa, anche se sono un po' troppo sottili per i miei gusti, però vabbè. E le vado a fare sulla piastra. E basta, direi, devo andare a preparare il tavolo, adesso vado ad assoldare anche Ale e Daniele per darmi una mano e poi
mi sono anche limata le unghie perché voglio andarmi a rifare la manicure. Ho tolto l'arancione fluo estivo, adesso vado con un colore un po' più autunnale. Vediamo un pochino che cosa ho di là come smalti semipermanenti, ma prima preparo la cena. Mangiamo e poi le unghie credo che me le farò domani, quindi non so se le vedrete in questo video o nel prossimo. Amici, buongiorno, siamo a sabato mattina, sono le 7:20 circa, 7:30. Dani è pronto per andare via. Io mi sono svegliata all'alba per fargli i panini, preparare lo zaino, eccetera. Adesso si è preso tutte le sue cose e aspettiamo che vengano a prenderlo. Intanto io faccio colazione. Fuori c'è un tempo pazzesco. Speriamo che regga per questo Gardaland. Se no, ragazzi miei, si passano una giornata di quelle. Vabbè. Non ho scuoiato un maiale, sto facendo il peeling chimico di The Ordinary, visto che comunque ho preso un sacco di sole, c'è bisogno di un ricambio cellulare. Stamattina, visto che ho un po' di tempo, ho già fatto colazione come avete visto, mi sono fatta anche la manicure, ho rifatto questo colore che mi piace tantissimo, un nude, veramente molto molto bello. E adesso vado a fare un po' di skin care, quindi peeling, 10 minuti, se non siete, come si dice, non mi viene la parola, se non avete dimestichezza con i peeling chimici, lasciate perdere perché rischiate soltanto di fare dei danni, quindi evitate, fate gli scrub, fate i peeling quelli con le micro capsule all'interno della crema, fate quelli. Io sono abituata, ormai lo faccio da un sacco di tempo e quindi so come si comporta sulla mia pelle e non ho mai avuto problemi. 10 minuti dicevo e vado a toglierlo, poi faccio la mia skincare solita e basta. E poi vado a sistemare un po' la cucina, mentre aspetto che Claudio si alzi, intanto Ale è andato a lavorarsi un po' di tele e basta. Per oggi non ho grossi programmi, dovevamo uscire stamattina io e Ale per andare in cartoleria a prendere un po' di cancelleria perché abbiamo due buoni dalle braccio, è solo che fuori c'è un finimondo, è tutto nero, sta piovendo, tuona di brutto e quindi mi sa che stamattina almeno non riusciremo ad uscire. Vediamo poi oggi pomeriggio cosa riusciamo a combinare. No, in realtà sta ancora piovendo e ogni tanto tuona anche, però là, vedete, si sta un po' aprendo, quindi mi fa sperare che oggi pomeriggio magari, forse no, venga fuori un pelo di sole e smetta la pioggia, ma non credo. Comunque, vediamo. Fa un freddo, mamma mia. Allora, ho sistemato la cucina, mi sono dimenticata di togliere le tovagliette. Aspettate che le tolgo un attimo così. Ho fatto anche questo. Ho lavato tutti i piatti, ho messo tutto in lavastoviglie, ho pulito il piano che era tutto unto, un disastro. Poi ho sistemato tutte le cosine. Devo dire che svegliarsi così presto come stamattina, che mi sono alzata alle 6:30 perché Daniele andava via alle 7:20, non è niente male. Soprattutto perché si guadagna un sacco di tempo, cioè quando io mi sveglio magari alle 8:30, le 9, quando capita, quelle poche volte, in un attimo è ora di pranzo e non riesco a fare niente. Invece stamattina 6:30, sono ancora le 11 e io ho già fatto praticamente tutto. Perfetto.
Vorrei svegliarmi sempre alle 6:30, è solo che insomma, almeno il sabato e la domenica vorrei stare nel letto un pochino di più, ecco, almeno fino alle 8, 8:15, perché poi alla fine massimo 8:30 sono in piedi, non riesco a dormire più tardi, anche perché ho sempre un sacco di cose da fare nel weekend e quindi magari la domenica un pochino riesco a dormire di più, però mai oltre le 8:30, non riesco più a stare nel letto così tanto. Quando ero giovane fino all'una dormivo proprio tranquilla, invece adesso si cresce, è così. E quindi niente, dicevo, ho sistemato tutto, adesso vado a studiare con Ale Scienze perché venerdì non è andato al dopo scuola, quindi non ha potuto studiare lì e dovremmo farlo oggi, perché se domani dobbiamo andare al Vercelli Comics saremo impegnati di sicuro tutto il pomeriggio e quindi preferisco farlo oggi, togliermi Scienze e lo studio dai piedi, così almeno siamo a posto e poi facciamo quello che vogliamo durante il weekend. Intanto è arrivato un amico gatto che si è piazzato qui sul davanzale della finestra perché fuori piove, al riparo. Adesso ve lo faccio vedere. Oggi per pranzo vado a preparare l'ultima ricetta di HelloFresh, che è questa qui. Adesso vado ad aprire il maiale, così lo impano e poi seguo tutta la ricetta con tutti gli ingredienti. Qui invece c'è la box con tutti gli ingredienti, la 15, che è questa qua. Allora, questi sono gli ingredienti all'interno della box: mela, zenzero, limone, patate che io non andrò a fare al forno perché non ho abbastanza tempo perché Claudio deve andare via, sedano, prezzemolo, il finocchio. Qui ci sono i ravanelli o rapanelli, qui c'è la salsa aioli e qui c'è il panko per andare a impanare la carne e qui c'è la carne. Allora sono andata a tagliare tutte le verdure super sottili, finocchio, i rapanelli, il sedano, la mela, lo zenzero l'ho tagliato direttamente con il pelapatate, quindi è venuto sottilissimo, prezzemolo. Lì invece ho la padella con l'olio, il maiale che ho diviso in 4 pezzi e il panko. Adesso vado a fare il maiale, poi condisco tutte queste verdurine e la mela e vado a fare il fondo sul piatto con le verdure e sopra ci metto il maiale in padella. Questo è il risultato, maiale impanato col panko e fatto andare in padella e sotto l'insalatina. Io ne ho solo un pezzettino perché l'ho diviso con Ale, che invece lo mangia con i pomodorini. Pranzo terminato, ho sistemato anche tutta la cucina, pulito tutto, parlo piano perché c'è Claudio di là che sta riposando prima di andare via. Io adesso vado su, mi metto un po' sul letto, guardo un po' di tele e mi riposo un po' anch'io perché tanto fuori c'è il finimondo. Le previsioni oggi pomeriggio danno sole dalle 16 in poi, quindi più tardi ci prepariamo poi per uscire io e Ale, sempre se viene fuori il sole perché tra i miei meteo do sempre ci azzecca, sono sempre un po' tanto ottimisti, vediamo un po' come va. E intanto mi ha scritto Daniele da Gardaland che c'è il sole, quindi meno male, almeno si divertono un po' e non prendono la pioggia. E noi ci vediamo al prossimo video. Vi saluto, vi mando un grosso bacio, forse domani, forse dopodomani.